Quella lì? Sì, è quella. Schiena. Com'è andato il viaggio? Mai visto tanti pazzi per la strada. Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto? È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina. Ci hai preso una stanza? C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata. Ok. Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy. Salve. Hai già lavorato con Jimmy? Beh, non proprio. È a posto, John. Quanto sei stato dentro? Cosa? Galera. Quanta galera hai fatto? Ti ho detto che è a posto. Non sono mai stato in prigione. Dì un po', sei uno studente per caso? No. Cos'è quella lettera? È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio? Hai partecipato ad altri colpi? No, signore. Ah. Andiamo bene. Mi hai dato 2 giorni, che pretendi? Non mi va di lavorare con uno che non conosco. Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo. La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirci. Dai, fammi vedere, di... Scusa. Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento? Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante. Quanto credi che ci sarà? 100.000 o più. Agli sportelli? Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte. E come si divide? Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato. E la polizia? Dorme i sette sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi. Puoi finanziarci? Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli. A quando il colpo? Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare. Il tempo stringe per me. Quando è il processo? Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi. Faremo prima possibile. Cos'è che dobbiamo fare, John? Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto un minuto di più. Dovrete annotare tutto. Autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe? Non ho avuto tempo. Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova. È una buona idea. Credi di farcela, signorino? Certamente. Nient'altro? Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo. Per tanti giorni pensi che resisteremo? Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo. Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema. E il nostro studentello? Chi? Mi è venuta fame. Di, hai finito? Non andartene, Fowler. Ehi, cos'è che vuol farmi fare? Niente di preoccupante. Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? No, calmati. Sì, ma io non faccio nient'altro. No, ho capito. Hai del denaro? Dovevi provvederlo tu? Io non ne ho. Benone, io ho solo un paio di dollari. Ma sai, Anne abita qui. E allora? Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi? No. Mi chiedi qualcosa, che so, $50. Non posso chiederle niente. Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno. Non voglio rivederla, Jimmy. Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato. Come se avessi il diritto di farmi prediche. Ah, è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno. Grazie. Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50? Non so come fare. Sei pronto, Paola? Sì, signore. A più tardi. Andiamo. Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene. Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta. Ah, è così? Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro. Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te. Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio. Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?
Fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta? Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via. Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo. Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao. Ciao, George. Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita. Non sei cambiato molto. Beh, nemmeno tu. No. Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina. Sono cambiata molto, George.
Già, vedo che bevi i martini ora. Mi scusi, che cosa prende? Una birra, prego. Non sei cambiata molto. Che cosa ti serve, Giorgio? È un bel posticino. Ci vieni spesso? No, affatto. Sono più o meno tutti uguali, vero? Già, pieni di ragazzi e di studenti. Non somigliano ai nostri colleghi di allora. Perché? Ti sembrano molto diversi? In un certo senso. Che cosa vuoi, George? Jimmy mi ha detto di cercarti. Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te. Mi ha fatto promettere. Lui dov'è? A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta. Se mi dici delle bugie, io... Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy? Di quanto ha bisogno? Almeno $50. L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy? Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là. Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli. Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro. Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire. Allora. Allora? Ci rivedremo presto, spero. Thank you.
Che stai facendo, John? Che ti importa? Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta. Lavati un po' meno. John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Troverai dentro dove posso sorvegliarti. Che cosa vuoi dire? Tu hai troppa fifa, Willy. E credi che lui sia meglio di me? Hai i nervi a posto. Scommetto che scappa. Stai diventando pigro. Smettila. Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto. Un po' troppo viziato, forse. Sta zitto. Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato. Tutti invecchiano. Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui. Non mi sfottere. E adesso lasciami lavorare. Dove vuoi che vada? Ho detto levati dai piedi. Jimmy? Sei tu, George? Sì. Non tenermi in curiosità. L'hai vista? Sì, l'ho vista. Ti ha dato i soldi? Sì, me li ha dati. Questo è il mio? Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no? Sta benissimo. Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema? Forse più tardi. Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo. Stai parlando? Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera. Andiamo al cinema, Jimmy? Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. Mi dia 2 da 5 e il resto da 1. Va bene. 5, 10. Poco lavoro stamani, eh? Sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie. Grazie a lei. Posso esserle utile? No, no, grazie tante, stavo solo guardando. Vuol vedere qualche nuovo modello? No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo. Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me. D'accordo. Candle of 10 and me again. I'm leaving on the midnight train. Oh boy, hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Un caffè e latte. Honey, can't love nine. I'm still being mine. I'm leaving on the midnight train. Oh boy, hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight. Posso sedermi qui? Si accomodi, stavo per andarmene. Che ci fai qui? Sono qui perché voglio parlarti. Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina. Ho visto Jimmy. Che cosa dici? George, di la verità, so cosa state facendo. Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago. Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca. Sei pazza. Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo. Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar. Parliamone adesso, invece. Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora. Va bene, George. Ma è meglio che tu venga. Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene! Niente polizia? È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto. E dalle 10.15 alle 11? È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè. Ti ha notato? No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11... Basta così. Nessun periodo senza polizia? Uno, sì. 10, 10 e un quarto. Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema. Io però credo che ci manchi qualcosa. Cosa, per esempio? Chiedilo allo studente. Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì? Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri. E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno. Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca. Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud.
Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno. E io che faccio? Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia. Ma non hanno l'allarme? Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre due minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in due minuti. E se lui non finisce gli sportelli? Beh, tutto quello che non si prende in due minuti si lascia. Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo. Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo? La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche cinque minuti. Noi ce ne andiamo dopo due, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei due minuti usciamo tutti dalla porta centrale. Dove sarà la macchina? Lo vedrai. Faremo una prova. Senti un po', John. Dimmi. Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla. Beh, cos'è? Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando. Sei pazzo? Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei. Come lo spieghi, George? Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca? Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato... Che facevi ancora là? Mi ero voltato per un momento e li ho visti. Non ti avevo detto di non trattenerti? Solo pochi secondi. Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo? Ma ti dico... Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi. Devo venire anch'io? Non devi guidare? Andiamo, Willy! Che hai? Devo parlarti. Dopo. Fermeremo l'altra macchina nella traversa. Perché non là, subito dopo la traversa? Allora fermati quando arrivi là. Che te ne pare? Il posto mi sembra buono. Ci sono divieti di sosta, cose del genere? Pare di no. Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro? Sì. Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai due isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via! Quanto, Jimmy? 23 secondi. Sei sicuro? Guarda anche tu. Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
Quanto dura il rosso? 21 secondi. Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso. Proviamo. È rosso. 2, 3, 4, via. Bene. Fa finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti. Siamo partiti in anticipo. Lo so. Ora ci sei, va avanti. Fermati. Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati. Va bene qui? Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale. Che si fa se il posto è occupato? Allora ti metti in seconda fila. Perché non usciamo da questo lato? È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento. Ok. Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini. Lei non crede che succederà niente del genere, vero? Un caso su 1 milione. Come ce la filiamo? È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina. George, che te ne pare come strategia? Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno? Buonasera. Vuoi bere? No. Una sigaretta? No. Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione. Che cosa vendi, George? Come? Che cosa vendi? Oh, libri, enciclopedie e roba del genere. E quanto costano? Come sarebbe? Quanto costano complete? Sui $10. Ti credevo più bravo a mentire. In fondo, non è affar tuo quello che faccio. L'hai fatto diventare affar mio tu. Ti pagherò quanto ti devo. Con denaro di che specie? Ma ci piano ora. È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università? Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato. E Jimmy? Io non sono come lui. Va bene, George. E come sei allora? Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina. Davvero? Non hai una grande opinione di me. Ho una certa compassione per te. Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport.
Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato. Ne sei proprio convinto, George? Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela. Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi? Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università. Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti. Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie. Rinunziaci. Ti prego. Gliel'hai detto? Sì. Sarà ragionevole? Credo di sì. Come sarebbe a dire? Non farà niente. Spero di no. Non può far niente. Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo. Ok. Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice. A che ora arriva quel tipo? Fra un poco. Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa? Certo, ed è quello che farò io. Com'è che non l'hai fatto finora? L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria. E perché non ce l'hai più? Boh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto. Vogliamo bere qualcosa insieme? Mi scusi, Sala. Vattene, sgualdrina! Che modi! Con chi ti credi di parlare? Guardati da quella, George. Non sono tutte così. Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono? Quasi le 10. Dai retta a me, George, sta attento alle donne. E che fine ha fatto tua madre? Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni.
perde più. Non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci. Ma perché sei voluta venire qui, poi? Non lo so. Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi... Voglio vedere. Dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti? Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università. Però prima vorrei spassartela un po'. Mi dà noia di buttare i soldi. Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato? Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco. Solo da soldato. Ma deciderai poi. John. È lei che mi aspettava? Che hai portato? Quanto ne vuoi? 25 al pezzo, 40 per tutte e due. Andiamo nell'auto, voglio guardarla. E dov'è? Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio. Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo. Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero. Adesso basta. Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo. Andiamo. Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente. Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma. È uno scherzo, non capisci? Lo sai che potresti passare dei guai? Attenzione, sarete rapinati. Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no? Ma è divertente.
Tutti e due, avanti, in piedi! Cosa c'è? Che succede? Come se non lo sapessi. Ma che ci fate voi qui? Che ore sono? Sta zitto! 1 di voi due ha parlato. Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto? Fowler, chi era quella ragazza? Chi era? Ma non c'è nessuna ragazza. Ma potrei sapere che sta succedendo. Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto. Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice: attenzione, sarete rapinati. Tutto qui. Scherzi? Non ne ho nessuna voglia. Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto. Ma dove vai? Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto. No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo. La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa. Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza? Ve l'ho già detto, non lo so. Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo? Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo. Un momento, Egan. Devo dirti una cosa. Jimmy! Ti avevo detto di farla star zitta. Ma che ne sai? Sei stata lei. Di che parli, Jimmy? Mia sorella era fidanzata con lui. Coraggio, Fowler! Egan, io non le ho detto niente. Ci scommetto. Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca. Bugiardo! Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai. Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto? Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia? No, almeno non credo. Non ne sei sicuro? No, no. L'ha detto a nessuno? Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu. Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi. Ma che vai dicendo? È inutile che menti, George. Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto. Non voglio che le succeda niente. Lascia fare a me adesso. Io non voglio entrarci affatto. Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati? Allora non me ne occupo, ci pensi tu. D'accordo. Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti. George. Sei stata tu? George, sono le 3 del mattino. Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu? A far che? Lo sai benissimo. Sei stata tu? Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi. Rispondimi, sei stata tu? Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile. Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare? George. George. Ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego. Ora basta, Fowler. Jimmy. Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi? Vattene di qui. Jimmy. Va a prendere la sua roba. George, digli di andarsene. Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco. Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente. Insomma, Fowler, vuoi deciderti? George. Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta. Perché?
Muoviti, te lo dico per l'ultima volta. George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi. Andiamo. Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male. Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo. Tu resta con lei, nessuna violenza, eh? Ah, certo. Dico sul serio, Jimmy. Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo. Non sta bene. Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa? Non fidarti di lei. Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia. Quelle! Troppo tardi. Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe. Va a finire la valigia. Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei? No, a me non dice bugie. Bel pasticcio. Lo so. Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi. Preferisco star qui. Voglio che tu sorvegli George, non mi fido. Ci vado, ma niente violenza con la ragazza. Non ho niente contro di lei. Allora ci rivediamo al parco. E tieni d'occhio Fowler. L'hai lasciata con quelli. Non ha niente da temere. L'hai lasciata con quelle carogne. Beh, e tu che hai fatto? Ma c'eri tu a proteggerla. Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni. Sei pazzo! Vattene! Pronta? Dov'è Jimmy? È andato via. Non c'è un'altra uscita qui? C'è la scala da incendio. Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo. Senta, dica a George che è ancora in tempo. Ancora in tempo per fare cosa? Per rinunziare al colpo. Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno. Credo che lei si sbagli. Sta zitta! Tutto è pronto ormai. E se va male? Se andasse male sarebbe colpa tua.
Magari. Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia? Non ho mai detto di no. Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo. Possiamo andare ora? Hai promesso a George di non parlare. La precedo allora. Sì. Va giù. Va giù. No! Giù. No! In fondo! No! Fino in fondo! No! Giù! L'ho messa sull'aereo. Te l'avevo detto. Stava bene? Certo, perché no? Ha detto qualcosa di me? No. Non è possibile. Oh, avanti, George, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani. I soldi li dividiamo in macchina, Ethan. Non è un'idea felice. Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia. Ma la vedrai. A proposito della macchina, John, digli chi è che guida. Guiderà Willy. Oh, niente affatto. L'hai sentito? Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo. È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa. Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza. Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler? Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io e sarà molto meglio per te che non cambi idea. Guida Willy. E andrà tutto benissimo. Ma sì, ragazzi, finirà tutto a meraviglia. Coraggio, ci rideremo sopra domani, vedrete. Ma sicuro. Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi? Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento. Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te. Siete appena sposati? No, siamo già sposati da 2 mesi. E sembrano almeno 2 anni. Oh, Eddie, andiamo. Dov'è la radio? Non mi avevi detto di portare una radio. Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati. Non hai parlato affatto della radio. Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dirò io se... E della gente che entra in banca, che ne devo fare? Falla entrare e allineala contro il muro. Rallenta. Sta pronto.
2, 3, 4, aspetta, 7, 8, via! Dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena. Alzate le mani. Non c'è nessuno ai telefoni. Lascia perdere, occhio alla porta. Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi. Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani. Alzate le mani. Fa come dice. Ubbidite, volete farvi ammazzare? Fa come dice. Comincia! Ho detto comincia! Per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero. Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest. Aspetta, Mike! Auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest. Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank! A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest. 50 secondi! Coraggio, amore. Hanno quasi finito. Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù! Ehi, ma mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco! Buttalo! Tu, mettiti là. Dieci secondi. Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdere tempo! Polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando! Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca! Vada via di qui, signora! Eccolo lì! No!
Puoi camminare? Sì, credo di sì. Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà. È scappato. Siamo mollati, siamo in trappola. È impossibile. Vieni, Jimmy. Siamo in trappola. Tutte le macchine pronte a partire. Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli. Ho paura, ho paura. Avevo detto che se la filava. Sta zitto. Sì, ma l'avevo detto. Cosa volevi che facessi? Arrendetevi. Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy? Arrendetevi. Tutto cosa? Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro. Tutto cosa? Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi. Ci vuole un ostaggio. Evitate un inutile. Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera? Non avete possibilità allora di uscire. Arrendetevi. Mi serve uno di voi. Arrendetevi. Cammina davanti a me. No, la prego, perché non vi arrendete? Muoviti! Comprate la strada! Arrendetevi! Non avete possibilità di... Tu non vieni? Arrendetevi! Che hai fatto? Sorvegliamo tutte le uscite. Ah, tutto è sotto controllo. Cosa pensi, stupido? Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo! Se sparate ancora l'uccido! Oddio! Non sparate! Ma zitta! Sta zitta! Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci! Quanti ce ne sono dentro? Vai, diavolo! Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero? Ma lasciami stare! L'ha ammazzata! Jimmy!
Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735. Quella è tua moglie. Le vuoi bene? Dille di alzarsi. Eddie, non lasciarlo fare. Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima. Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada. Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è? Vuoi stare zitta? Ma che cos'è? Una bestia feroce. Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei. Arrendetevi, siete completamente circondati. Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso. Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così. E ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola. Perdonami.